Futura Economia per l'Ambiente è un evento che non vuole soltanto affrontare il tema dell'economia circolare e della sostenibilità, ma vuole portare a conoscenza delle imprese bresciane tutte le opportunità che oggi ci sono anche per finanziare nuovi progetti che siano coerenti col tema della sostenibilità. In particolare abbiamo guardato all'esperienza che Unioncamere a Bruxelles ha raccolto in termini di rapporti, di interlocutori istituzionali che possono presentarci tutti i bandi che saranno disponibili nei prossimi 7 anni e che spesso non sono conosciuti da parte delle imprese bresciane. Quindi il nostro lavoro è proprio di accorciare questa distanza e anche coinvolgere quelle piattaforme tecnologiche che hanno a disposizione dei fondi molto ingenti e che invece, a differenza dei funzionari dell'Unione Europea, non fanno bandi ma scelgono i progetti sui quali investire. Brescia ha un'università molto attiva e molto, diciamo, attenta al tema della sostenibilità. Tanti sono i progetti embrionali di cui si sta discutendo a Brescia. È molto importante che da questo embrione si possa fare lo step successivo, cioè trovare degli imprenditori che sappiano dialogare con i centri di ricerca, con le università, che sappiano mettersi in rete affinché questo tipo di risorse possano arrivare a Brescia. È un altro capitolo che può essere estremamente interessante dal punto di vista economico in un momento difficile come quello dell'emergenza che abbiamo affrontato nel 2020, ma che non ci deve solo rattristare, ma ci deve portare a ripensare in modo diverso, possibilmente in sinergia con altri partner, la nostra attività imprenditoriale. Per questo abbiamo voluto insieme a noi, Confindustria, Coldiretti, Fondazione Una, partner istituzionali, in alcuni casi anche nazionali, che possono veicolare questo potenziale e farlo conoscere al maggior numero delle imprese possibile.